Fin dall'antichità, i poeti più concettosi si sono esercitati in un'impresa erudita, cioè tradurre in parole delle immagini visive conosciute dal pubblico. Se le figure sono ignote, infatti, non si può misurare la bravura del traduttore. Il più grande poeta ecfrastico fu l'alessandrino Filostratos, che scrisse addirittura un libro di componimenti che traducevano quadri. Si chiamava Peri Eikonon. E altri grandi furono Eliodoro, Longo Sofista, Achille Tazio, tutti eroi della arguta ed erudita poesia per gli occhi. Ma nella stessa prova di abilità si sono cimentati soprattutto letterati barocchi di tutti i tempi, i seicenteschi in testa, i manieristi, quelli un po' rococò. Ebbene, si può far rivivere oggi, in quest'epoca neobarocca, secondo voi l'ekphrasis? Ma a me pare quasi doveroso, visto che viviamo in un mondo di immagini, nel quale la parola sembra perdere continuamente terreno a discapito di sfondoni inenarrabili. Tanto più che ormai le immagini conosciute da tutti, le cosiddette immagini canoniche, fanno stabilmente parte della nostra cultura. E allora comincerò con la figura cinematografica forse più nota di tutti i tempi, e cioè quella scena del capolavoro di Eisenstein, Quantunque fantozzi, la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca, nella quale i nostri sentimenti di rabbia contro l'ingiustizia vengono esaltati dall'innocenza della vittima, il bimbo che cade per le scale di Odessa in una carrozzina in discesa libera. Si muove un po' lenta, si ferma, no, cade, nessuno la scorge, nessuno s'accorge, ora scivola, incerta, poi rotola, lenta, si lancia d'allerta, ed ecco che scende più svelta, più forte, saltella giù l'iva, tracolla un po' ignara, giù per la scala, nessuno s'appresta, nessuno l'arresta, deh, mira, ora corre, sbaraglia, travolge, rimbalza, t'incalza, saetta, balena, precipita a valle, fermate quel desso, ma subito, adesso, fermate quel coso, assassino doloso, fermate l'azione, siamo pronti alla lotta, rivoluzione. Recentemente la televisione ci ha mostrato una scena inedita del primo vero colossal di tutti i tempi, quella in cui la grande scimmia rapita la bella, l'attrice Faye Ray, si diverte a strapparle di dosso i vestiti. Una grande emozione ci inonda e ci riconcilia con il senso di angoscia voluto dal grande soggettista del film, che fu niente meno che Edgar Wallace. Lei sta tutta come un nano nella mano del gorilla che titilla e la gingilla, poi di scatto aziona l'unghia e via la cinghia. La maglietta, poveretta, gliela getta. Un grugnito più profondo e quella donna è senza gonna. E nemmeno reggiseno e senza freno. Lei ora grida, ma la scimmia non s'adegua, non dà tregua. Ora si espande alla grande. Alle mutande? No, accidenti,
il gorilla si è interrotto qui di botto sul più bello. Ma che macello, che bordello, che peccato. Ora torna alla sua greppia nella nebbia. Un po' più ardito era il mito, così tanto pervertito. Ci sono due grandi baci tra Rossella O'Hara, Vivian Leigh, e Rhett Butler, Clark Gable, uno in carcere, dove Butler è rinchiuso e dove Rossella tenta di sedurlo per interesse, e uno dopo una selvaggia caccia al negro da parte del Ku Klux Klan. Quale scegliere? Fate voi. Tanto i due baci sono quasi uguali, col nostro grande Gable che rovescia in tralice la testa di Vivian. Un bacio storico, tanto più che Gable, senza maglietta di sotto, fece fallire più di un'azienda di canottiere con la creazione della nuova moda macho. Frulla e rifrulla, la brezza fasulla, inanella i capelli a Rossella. Lui guarda, riguarda, traguarda, l'afferra, la serra, la stringe, dipinge sul volto un satanico ghigno. Rovescia, sghimbescia la testa, Rossella, la bella bordella. Lui esita, attende, si china, si tende, cospira, sospira, trattiene il respiro, la bacia di sbieco, d'obliquo, in deliqui, si apre la giacca color della biacca, e ancor la camicia di stoffa fenicia, e sotto più niente, la pelle rovente, il petto ansimante, il sangue caliente, non una maglietta attillata, aderente, non una canotta di lana accogliente, un velo di pelo che nero, evidente, che fusto robusto, che bel filibusto, che petto, che aspetto, che aggetto, che incanto, che vanto, e di femmine il pianto.